La seconda tappa del programma Oran Partner è arrivata qua, dalla concessionaria Honda Franchini Alpinoli, sempre di Modena. Siamo qua appunto con Claudio Franchini, cotitolare di questa storica concessionaria e officina della zona di Modena, a cui chiediamo subito di spiegarci molto brevemente come nasce questa realtà che ormai per i motociclisti di Modena è una realtà consolidata e da sempre presente, un punto di riferimento veramente per tutti quelli che hanno bisogno di assistenza, manutenzione sulla loro Honda o che desiderano di acquistare una moto nuova, appunto Honda o usata. Dici tu. Dunque, la nostra concessionaria nasce nel 1959 come negozio di ricambi e accessori inizialmente. Dopodiché nel 1969 diventa una concessionaria Honda. Siamo ormai uno dei concessionari più vecchi che esistono in Italia come storia per la Honda e dopodiché per tutti questi anni siamo sempre rimasti concessionari Honda. La parte dell'assistenza nasce invece nel 1981. Quindi ci hai parlato sicuramente, hai fatto un bellissimo excursus su quello che è il vostro passato, un passato importante perché parliamo ormai di 50 anni e un presente ancora più importante perché ormai proprio per la vostra esperienza siete diventati, come dicevi, il punto di riferimento. Ma sappiamo che appunto il mercato delle moto è un mercato in continua evoluzione. C'è appena stato il Salone di Milano, quindi abbiamo visto tante novità presentate da Honda e visto che tu sei del settore ti chiediamo come vedi l'evoluzione invece della moto nei prossimi anni? Dunque, lì diciamo che a parte sappiamo tutti quelle che sono le condizioni attuali, quindi il mercato sono ormai 3 anni che si contrae dal 20 al 30% ogni anno, quindi speriamo di avere toccato il fondo, come si dice, che il mercato non abbia un'ulteriore recessione da qui andare avanti. Nelle moto di alta cilindrata ormai l'utente ha abbandonato la supersportiva e si è diretto quasi completamente nel settore di quello che viene chiamato un po' l'enduro, il crossover, in tanti altri modi. In realtà sono motociclette che possono fare un fuoristrada molto molto blando, ma permettono di viaggiare comodi in due con valigie e quindi di affrontare anche lunghi viaggi senza avere problemi. L'altra evoluzione che Honda ha aperto nel 2012 è stata quella della serie MC700. Questa, che quest'anno è stata confermata nella novità 2013 dalle nuove CB500, sono motociclette che praticamente puntano tutto su, oltre ad avere diciamo, un bel design, ma puntano tutto su bassi consumi, bassi costi di acquisto e basse emissioni inquinanti. Queste nuove 500 sono particolarmente dedicate alla nuova patente A2 che entrerà in vigore a partire dall'anno prossimo con la nuova normativa europea, dove il neopatentato 18enne potrà guidare questa motocicletta da 18 a 24 anni. Quindi crediamo che il futuro si evolverà in questo modo, grossi tourer per chi è il motociclista diciamo ormai avanti con gli anni e cerchiamo di andare incontro a quelle che sono le esigenze dei giovani motociclisti con tutta questa nuova linea 500 e 700 che dovrebbe soddisfare appunto quelle che sono le richieste delle nuove generazioni. Bene, quindi abbiamo visto che la tua è una grandissima esperienza in quello che è ovviamente il settore della vendita della assistenza nella moto, ma un'altra cosa che accomuna la tua concessionaria con il nostro negozio, con il gruppo Oram, è quello di aver partecipato a un progetto ambizioso, nel nostro caso il progetto Oram for Charity, questo nuovo portale che è appena stato messo in onda diciamo sul web, in cui raccogliamo i progetti di cui Oram si fa appunto promotore, qui Oran partecipa, e tra cui c'è un progetto in cui sappiamo, o meglio ci hai detto prima, che partecipi anche tu. Puoi spiegarci brevemente di cosa si tratta? Sì, sono molti anni che anche noi collaboriamo con quella che è l'Associazione Bambini nel Deserto, che è una delle principali che lavorano in questo settore. È stato fondato qui a Modena da Luca Iotti tanti anni fa. Quest'anno stiamo già lavorando da un po' a un progetto che si chiama Garage Italia. Prepareremo quelli che saranno i docenti che poi andranno avanti con questa scuola. Garage Italia praticamente sarà una scuola per meccanici dove verranno formati questi ragazzi che sono alla fine della loro esperienza nelle residenze dei bambini nel deserto, per poter poi trovare un lavoro interessante in questo settore che nelle terre dove si trova questa parte qui diciamo di residenza è un settore in forte espansione. Chiaramente lì ci sono piccoli motorini o piccole motociclette, però hanno bisogno di un'assistenza anche più frequente delle nostre, perché sappiamo tutti che le strade sono quelle che sono e tutto il resto. Per questo Bambini nel Deserto
ha attivato questo progetto, ha chiesto la nostra collaborazione, noi l'abbiamo data. Oltre a quella di fornirgli assistenza e motociclette anche attraverso i nostri clienti che le donano direttamente all'associazione, per quelle che sono i loro progetti di si chiamano moto ambulanza, in realtà sono motociclette che noi attrezziamo per andare nelle zone più lontane, vengono guidati dagli infermieri che si trovano in quel luogo, che possono raggiungere tutti i villaggi per le vaccinazioni, le visite e queste cose. Altrimenti prima c'era l'ambulatorio magari aiutato da bambini nel deserto, però la gente doveva farsi 200 km a piedi per arrivare all'ambulatorio, quindi non ci andava. In questo modo, con le motociclette fuoristrada che noi gli prepariamo, gli facciamo manutenzione e molti nostri clienti hanno donato all'associazione gratuitamente, diciamo c'è questa possibilità di raggiungere le persone direttamente nei villaggi. Un progetto veramente ambizioso e importante, di cui siamo veramente lieti di poter dare un aiuto come Oram for Charity, e non possiamo fare altro che invitarvi a visitare i due siti, appunto www.bambinieldeserto.org e www.oramforcharity.it, per scoprire un po' di più su questo progetto Garage Italia e in generale su Bambini nel Deserto. Abbiamo parlato appunto di punti in comune tra Oram e Franchini Alpinoli, ma sappiamo che quello che ci lega non è soltanto appunto la partecipazione in questo bellissimo progetto benefico, ma è anche comunque una collaborazione che è durata negli anni anche a livello proprio commerciale, a livello di assistenza al motociclista che ha bisogno di una moto, ha bisogno di assistenza sulla sua moto, ma ha bisogno ovviamente dell'abbigliamento per poterla utilizzare in sicurezza. Com'è stato negli anni il rapporto tra Oram e la tua concessionaria? Beh, diciamo che comunque Oram era ed è tuttora il punto di riferimento almeno modenese, ma sicuramente in una realtà più ampia per quanto riguarda gli accessori e gli abbigliamento, quindi doveva diventare comunque diciamo un punto di riferimento anche per chi ha bisogno di acquistare accessori o parti del genere. La nostra concessionaria non ha mai sviluppato quello che era il ramo accessori abbigliamento così, perché riteniamo che non abbiamo l'esperienza e le capacità necessarie per fare questo tipo di cose, e poi abbiamo comunque una realtà già presente sul mercato che è ottimamente posizionata e ha un assortimento che permette di soddisfare le esigenze di tutti. Poi dall'anno scorso la collaborazione si è ulteriormente rafforzata con il fatto del debutto del sistema DR. Da quando è debuttato il sistema DR di Dainese dello scorso anno, siamo diventati l'installatore autorizzato sulla provincia di Modena per quanto riguarda tutto il sistema DR, che richiede un sistema di montaggio, di certificazione del montaggio, che poteva essere eseguito solo presso alcune strutture specializzate. Questo ha rafforzato ulteriormente la collaborazione, perché in questo momento, diciamo, nella provincia di Modena Oram ci ha affidato questa parte e noi siamo stati lieti di essere scelti, diciamo, per questo tipo di collaborazione. Ti rassicuriamo, Claudio, sul fatto che la tua fiducia è ampiamente ricambiata da Oram, e saremo sempre lieti di indirizzare i nostri clienti verso la tua concessionaria, verso la tua officina. Ed è veramente con piacere e con onore che ti consegno la seconda targa del programma Oram Partner. Speriamo che tu sia contento, insomma, di esporla nella tua officina insieme alle numerose targhe e riconoscimenti che hai già ricevuto con la tua attività. Grazie mille intanto. Grazie a voi per questa targa che ci consegnate. Sicuramente la nostra partnership continuerà nel tempo, visto che ormai sono parecchi anni che ci conosciamo, quindi andremo avanti sicuramente come abbiamo fatto fino adesso. Va bene, grazie mille Carlo.